Luigi Fabiani, segretario generale regionale dell'Umbria della FNPC. FNP ovviamente sta per Federazione Nazionale Pensionati. Quest'anno la FNP dell'Umbria è protagonista di un evento che fa rumore perché è molto originale e anche molto legato al territorio. Praticamente è lo sponsor, con tanto di logo ben in evidenza, nel calendario di Barba Nera, famoso calendario, e quindi e anche nell'almanacco Barba Nera, no? È un anno di felicità dal 1762. Ecco, volevo capire, è un binomio non facile, insomma, per, no, non ricordo, ricordo che Barba Nera era ed è un calendario che va per la Magione, soprattutto in certe regioni, tra cui peraltro appunto l'Umbria, e però che un sindacato abbia fatto un'iniziativa del genere e proprio la FNP mi incuriosisce, perché? Noi, sia la segreteria regionale dell'FNP e le segreterie dei territori, ci siamo impegnati a voler elaborare un calendario che sia appropriato e consono anche a quelle che sono le nostre, diciamo, utenze, i nostri soci, e dare uno strumento che non è solo classico calendario, ma è pieno di notizie e anche di testimonianze di eventi che noi abbiamo fatto nel corso dell'anno. E tra l'altro anche un elenco di tutte le nostre sedi, molto importante, perché daremo ai nostri iscritti la possibilità di contattare le nostre sedi che sono in tutta la regione. E quindi è stato un lungo lavoro di documentazione, ma grazie a questa redazione di Barba Nera che abbiamo unito le forze per far nascere questo calendario. Tra l'altro è stato mandato a tutti i segretari dei pensionati d'Italia, a tutte le regioni, che hanno apprezzato moltissimo e hanno anche espresso un parere positivo che in futuro anche loro probabilmente ci seguiranno, e questa sarebbe una soddisfazione per noi, per l'Umbria e anche per Barba Nera, per la redazione di Barba Nera, perché comunque aumenta il lavoro. È un lavoro che viene fatto nella nostra regione, quindi noi viviamo in questa regione e cerchiamo anche a potenziare le attività economiche che insistono sulla regione Umbria. Volevo ricordare che tra l'altro Barba Nera è patrimonio UNESCO, perché è stato riconosciuto proprio un calendario storico, un calendario quindi molto radicato, molto importante in questo senso. Quindi un bel regalo di Natale che riceveranno, sì, tutti gli iscritti alla FNP CISL, sì, dell'Umbria. Daremo modo, diciamo, per farla avere a tutti gli iscritti e arrivare il più possibile anche a simpatizzanti, utenti che frequentano le nostre sedi, magari li mettiamo a disposizione e offriamo questo calendario un po' a mo' di regalo di Natale, ma allo stesso tempo perché è ricco di notizie. Poi la nostra regione credo che sia anche più appropriato che in altre, in quanto i nostri pensionati si dedicano molto anche ai lavori dei campi, dell'orto, ecco, agli hobby. Dobbiamo ricordare che una delle caratteristiche del calendario di Barba Nera è proprio che ti dai consigli per l'orto, mese per mese, sì, quando piantare, cosa piantare, questa è una delle caratteristiche. Quindi siamo orgogliosi, insomma, di aver lavorato molto per giungere a questo momento, però abbiamo già capito che stiamo riscuotendo attenzione e anche risultati, successo di questo lavoro. Quindi un buon viatico per le iniziative, sì, le battaglie della FNP CISL dell'Umbria nel 2024. In cima alle priorità quale c'è, oltre a Barba Nera? Beh, vorremmo fare anche iniziative sul territorio, sui territori, insomma, affrontando i vari problemi di attualità. Sappiamo tutti che i tempi cambiano velocemente e quindi è necessario che anche il sindacato, diciamo, si adegui in maniera tale da essere presente, da affrontare problemi che magari fino a ieri erano un po' trascurati, perché noi, oltre che fare il nostro dovere verso i pensionati e rappresentare i pensionati anche a livello nazionale e regionale per tante
questioni che li riguardano da vicino, compresa la sanità, la salute e tutto il resto. Però vogliamo anche valorizzare questa regione dove i pensionati hanno anche bisogno di essere attenzionati anche ai fini della compagnia, della presenza. Quindi stiamo vicino ai pensionati anche per non lasciarli soli. Siamo felici di questa collaborazione che abbiamo avviato quest'anno con la Federazione Nazionale dei Pensionati CISL perché abbiamo con loro molti punti in comune, molti valori in comune. Innanzitutto nell'attenzione alla qualità della vita, cosa che Barbanera da sempre tramanda all'interno dei suoi consigli per vivere un anno in felicità. E l'altro aspetto è nell'attenzione alle tradizioni, nell'attenzione al sapere dei nostri padri, che è un elemento fondamentale per poter guardare al futuro con maggiore competenza e con maggiore ricchezza. All'interno delle nostre edizioni noi raccontiamo questo e scriviamo all'interno del ciclo dell'anno, all'interno delle stagioni, dei mesi, delle settimane, e scriviamo tutto quel sapere che viene da lontano, che viene dai nostri padri, per vivere meglio la quotidianità. Oggi, nel calendario speciale che abbiamo realizzato con la Federazione Nazionale Pensionati CISL, abbiamo inserito tutte queste curiosità, personalizzando il calendario in maniera ancora ulteriore affinché fosse sempre più vicino ai loro associati. All'interno del calendario raccontiamo da sempre tutti quei consigli di pratica utilità, a partire dall'orto al giardino, i consigli della luna, le ricette di stagione, l'oroscopo, i santi, i proverbi del giorno, quel patrimonio di tradizioni che dal 2015 ha fatto iscrivere dall'UNESCO all'interno del registro della memoria del mondo il Barbanera come rappresentante mondiale del genere letterario degli almanacchi, per quello che gli almanacchi hanno rappresentato proprio per la diffusione della cultura popolare. Abbiamo all'interno della casa editrice dove facciamo il Barbanera una fondazione che si occupa proprio della conservazione di questo patrimonio storico. Qui a fianco ne abbiamo alcuni esempi con una raccolta di bozzi tipografici che servivano per la stampa dei vecchi calendari e dei vecchi foglioni dei fattacci, erano chiamati, che erano delle edizioni storiche messe in rima che riproponevano fatti di cronaca nera particolarmente sentiti nell'immaginario collettivo di quegli anni. L'augurio di un anno di felicità è l'augurio che da sempre Barbanera fa ai suoi lettori e è questo l'augurio che vogliamo fare a tutti gli associati della Federazione Nazionale Pensionati della CISL affinché il 2024 sia davvero per tutti un anno di felicità. Sì, noi quando l'anno scorso abbiamo deciso di fare questo che è stato un esperimento, di fatto il frutto di oggi è frutto non soltanto di una scelta momentanea o comunque fatta ultimamente. L'anno scorso si è deciso di intervenire perché pensavamo che il calendario che di solito noi usavamo era poco fruibile, diciamo, in Umbria. Noi abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo scelto di fare questo tentativo. E ha avuto un grosso successo subito. Quindi abbiamo poi deciso non solo di seguitare questo tipo di collaborazione, ma di migliorarla. Cioè, come si diceva prima, abbiamo riportato, è stato un po' integrato in alcune situazioni, gli indirizzi del liceo, i ricordi, insomma, l'immagine di alcune nostre iniziative le più importanti sul territorio. E questo perché? Perché di fatto nel momento in cui tu parli con i tuoi iscritti e anche con una parte dei cittadini, sembra una sciocchezza detta così, ma un calendario che piace, visto che poi i calendari oramai in questo periodo ne arrivano
di tantissimi tipi, un calendario che piace per noi vuol dire anche instaurare un rapporto con qualcuno che non conoscevamo o con altri che su questa vicenda già ci tenevano, perché c'era una certa tradizione che si era interrotta e che noi stiamo riperpetuando con questo discorso di Barba Nera. Come si diceva prima, peraltro questa è un'iniziativa umbra che è fatta in Umbria, nella provincia di Perugia, ma in Umbria, e quindi per noi è importante questa cosa. Perché? Perché sembra detta così una cosa forse poco credibile, ma ha ristaurato un certo feeling di coloro che venivano a chiederci calendari e con cui noi riusciamo a parlare ulteriormente rispetto a tutte le altre problematiche che poi ci coinvolgono, perché come diceva prima anche il segretario, sui discorsi della sanità, sui discorsi del recupero della forza lavoro per ricreare ricchezza nella nostra regione, perché se no non si può parlare neanche di altro, saranno le basi che come pensionati insieme alla CISL dovranno essere alla base del confronto che avremo nel 2024. Siccome questo è un calendario riconosciuto, un calendario a livello europeo, fatto da persone, da un astronomo astrologo, speriamo che ci porti fortuna anche per queste iniziative. Il calendario che abbiamo condiviso anche quest'anno e di ampliare rispetto all'anno scorso è perché comunque c'è stata una buona richiesta da parte dei nostri associati l'anno scorso. Abbiamo deciso di migliorarlo con le nostre iniziative che abbiamo fatto durante l'anno, perché è personalizzato, lo sentiamo più nostro e quindi di conseguenza anche rappresenta di più anche i nostri associati. L'auspicio è che nel 2024 queste iniziative che dobbiamo fare a supporto, diciamo, e rivendicative per i nostri pensionati, che riguarda sia la questione della sanità, in particolare la questione delle pensioni, e anche la questione del lavoro, che ce n'è molto bisogno in Umbria, che per i nostri figli e per i nostri nipoti serva d'auspicio per cercare di riportare al centro della politica, sia in Umbria che a livello nazionale, che è quella del lavoro, la tutela dei pensionati e dei lavoratori. Perché questa è la nostra missione e questo è il nostro lavoro. E lo vorremmo fare con delle iniziative che comunque rimettono al centro della politica in Italia questo che rappresenta soprattutto le persone. Perché al centro delle iniziative che vengono fatte bisogna riscoprire le persone, perché è la cosa più importante. Intanto questo calendario è frutto dell'esperienza che è stato deciso e fatto l'anno scorso. Naturalmente è stato, come dire, non dico un esperimento, ma un banco di prova per constatare se questo calendario era apprezzato dai nostri iscritti. Di fatto questo è accaduto che è stato molto apprezzato, e insieme alla segreteria regionale, con il nostro segretario generale dell'Umbria, abbiamo pensato di personalizzarlo, tant'è che se si vede il calendario
oltre alla nostra sigla FNP CISL Pensionati Umbria, all'interno abbiamo inserito delle foto che rappresentano le nostre attività svolte durante l'anno. Questo perché? Per far sì che i nostri iscritti possano correttamente notare e constatare quelle che sono le nostre attività che sono state svolte durante l'anno. Noi come FNP, in questo caso io parlo di Foligno, stiamo lavorando molto per quanto riguarda le aree interne, perché riteniamo che queste aree purtroppo c'è una condizione di spopolamento, e la FNP vuole andare incontro a tutti questi bisogni di queste persone che purtroppo rimangono un po' isolate e privi di qualsiasi servizio. Inoltre voglio aggiungere che un dato recente ha dimostrato che in Umbria abbiamo più pensionati che lavoratori. Questo significa che la FNP deve stare a fianco ai pensionati, a fianco agli anziani, perché questo è più sempre necessario e indispensabile fornire un sostegno a queste persone. Per ultimo, speriamo che c'è da parte del governo l'approvazione della legge della non autosufficienza, che è uno dei temi in cui noi come FNP e come CISL stiamo portando avanti da molto tempo, e questo è sicuramente un atteggiamento, una richiesta forte che noi abbiamo portato avanti da sempre, affinché la legge vada incontro a favore dei nostri pensionati. Per ultimo, credo che dovrebbe andare a buon fine la questione che riguarda il terzo polo sanitario, che riguarda Foligno e Spoleto, proprio perché anche in questo caso abbiamo la difficoltà della sanità, che è da molto tempo che ne stiamo parlando, è stata costituita una piattaforma con il regionale, e su questo tema noi ci stiamo lavorando molto affinché, insomma, venga risolta la questione sanità, soprattutto per quanto riguarda le liste d'attese e i servizi presso i nostri ospedali. Cardieri, ma tutte queste questioni sono già sul calendario in barba nera, perché lui, oltre che uno astronomo, era uno astrologo, quindi prevedeva. Beh, presumo di sì. C'è da dire che un'altra questione, che tradizionalmente il calendario barba nera è stato sempre, in ogni casa, non solo dell'Umbria ma di tutta Italia, è stato quasi il calendario per eccellenza, prima perché appunto per quanto riguarda gli anziani, che gli dava tutte le indicazioni per quanto riguarda l'agricoltura. Devo dire che il calendario costituisce proprio una forma di orologio, no? Perché indica le giornate, no? E quindi è uno strumento indispensabile. Forse noi non ne teniamo molto conto, però è quello strumento che ci permette di stabilire i giorni, ma non solo i giorni reali, ma gli appuntamenti e quant'altro. Quindi l'idea di averla personalizzato come l'FNP CISL Umbria, io credo che è stato fatto veramente un passo avanti, e mi auguro che in futuro si possa proseguire con questa tipologia, magari aumentando anche la personalizzazione, inserendo anche altri temi di carattere generale dell'FNP CISL Umbria. Dopo la presentazione del nostro calendario, i prossimi giorni inizierà la distribuzione presso le sedi, quindi il calendario sarà presente in tutte le circa 65 sedi che sono nella regione, e i nostri iscritti potranno passare a ritirare il loro calendario. Quindi facciamo anche un invito, una pubblicità, che per dare questa notizia che il calendario è presente nelle sedi. Tornando un po' all'opera che abbiamo fatta, significa, è anche un risultato, diciamo, che abbiamo raggiunto trovando anche una grande unità all'interno della nostra categoria, non perché ci siano differenze sostanziali, ma anche nel fare un lavoro importante come questo ci possono stare, ben vengano, punti di vista diversi, ma che noi con attenzione e pazienza abbiamo condiviso un po' tutte le scelte che sono state fatte nel calendario, e anche con una prospettiva di miglioramento. Quindi pensiamo, fatto questo, insomma, il prossimo anno di farlo ancora meglio, ma sicuramente siamo molto soddisfatti perché è uscito fuori un lavoro
importante e che soddisfa tutti noi, anche la nostra, diciamo, noi siamo una rappresentanza di tutta la dirigenza dei pensionati dell'FNP, e abbiamo trovato consenso quindi anche nei nostri consigli generali. Quindi un lavoro che ci riempie, diciamo, di soddisfazione, con un certo orgoglio che lo presentiamo, lo vogliamo far conoscere, sperando che sia apprezzato il più possibile. Segretario, è vero che la CISL nazionale sta osservando con interesse questo esperimento per eventualmente sì. proprio allargarlo un po' a tutte le regioni? Beh, devo dire che noi abbiamo informato la CISL nazionale, no, di questo lavoro, proprio perché in passato avveniva, c'era un calendario, diciamo, centrale, nazionale, che veniva distribuito a tutti. Prendendo questa iniziativa un po' autonoma, abbiamo portato a conoscenza la nostra segreteria nazionale, la quale, una volta che ha capito il fine, l'importanza di questo, ha espresso un giudizio positivo sul lavoro e pensa di prendere in considerazione questa iniziativa. Quindi non sappiamo ancora quale sarà il risultato, ma di fatto posso assicurare, proprio dalle parole del segretario nazionale, che questa iniziativa sarà posta all'esame del Consiglio nazionale, così come altre cose che abbiamo fatto in Umbria sono state degne, diciamo, d'attenzione di una FNP nazionale. Quindi siamo ancora più orgogliosi, perché all'interno di questa categoria, che è la categoria più grande della CISL, bisogna ricordare, la categoria di pensionati è la categoria più numerosa che è nella CISL, e che l'Umbria trova attenzione in tutta Italia, perché alcune cose fatte in questa regione sono state apprezzate in tutta Italia, così come il calendario. Barbanera nasce nel 1762 e durante la sua lunga avventura ha affascinato persone comuni e personaggi noti. Ad esempio, un affezionatissimo lettore era Gabriele D'Annunzio, che si faceva spedire da Foligno ogni anno l'almanacco a Gardone Riviera. In una lettera scritta al parroco di Gardone descrive il Barbanera come il fiore dei tempi e la saggezza delle nazioni, vale a dire quel patrimonio di cultura popolare che ad ogni anno torna a rifiorire, portando nuova modernità sulla scia della tradizione.